Ok, ragazzi, siete Chiara Ferragni e siete stata invitata, si presume, dietro l'autocompenso a rilasciare un'intervista a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. E a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? In teoria la risposta è nulla, tutte le domande che ti fa Fazio sono normalmente concordate e normalmente lui non approfondisce mai un argomento, non ti interrompe, non cerca di toccare dei punti sensibili. In pratica Fazio è quel tipo di giornalista che potrebbe tranquillamente e sportivamente intervistare Putin senza correre il minimo rischio di essere arrestato, incarcerato, torturato, eliminato, avvelenato. Beh, insomma, il concetto di fondo è chiaro. Il problema è che quando vedi un'intervista così, già alla seconda domanda, se sei un pochino distratto e lento di riflessi, capisci che stai semplicemente perdendo il tuo tempo perché l'ospite rispetterà sempre le stesse cose che hai già sentito dire in altri 40.000 posti. E naturalmente tu come ospite porti sicuramente a casa il tuo cachet, ma non il risultato che volevi ottenere. Soprattutto se, come nel caso di Chiara Ferragni, il risultato che si vuole ottenere è l'accettazione da parte del pubblico. Chiara, in questa intervista, detto senza mezzi termini e inutili piaggerie, appare stereotipata, a malapena umana, ma soprattutto sembra quella studentessa che controvoglia sa di essere interrogata, si è imparata quattro frasi a memoria e te le ripete più o meno casualmente. Ma in ogni caso, non fraintendetemi, la qualità degli attori non è esattamente eccelsa, ma l'intervista in sé per sé è una pietra miliare della comunicazione marchettara. Nel senso che questa intervista in realtà è l'equivalente di 24 minuti di marketing all'interno dei quali Fazio Fabio cerca di sdoganarti il prodotto Chiara Ferragni. Già nella prima domanda, per esempio, Chiara Ferragni afferma che lei sì, sta passando un bruttissimo periodo, ma c'è ben altro di cui occuparsi, c'è davvero tanto di peggio rispetto al suo stato di salute. In pratica, Chiara passa come altruista, o meglio, fa delle dichiarazioni altruiste. Cioè, ragazzi, io sto soffrendo come una cagna, ma guardate che quello che sto passando io è una puntura di spillo in confronto a tutto quello che avviene nel mondo. Poi, naturalmente, ognuno di noi riempie quel che avviene nel mondo con bambini affamati, cacciabombardieri russi, guerre termonucleari in agguato, eccetera, eccetera. In pratica, Chiara sfrutta una tecnica chiamata whataboutism, oppure in italiano benaltrismo. Insomma, io sono odiata perché accusata di truffa non è un problema, c'è di peggio, c'è la guerra, la fame nel mondo, le malattie. I film della Marvel che iniziano a non essere più quelli di una volta, insomma, qualcosa di più grande e più grave a cui pensare al posto delle mie imputazioni per truffa lo possiamo trovare. Ecco, il senso è questo qui. Subito dopo, Fazio paragona Chiara Ferragni a Oppenheimer. E contemporaneamente nel mondo un premio Nobel per la fisica muore male. Cioè, davvero fra tutti i possibili paragoni, Chiara Ferragni sarebbe l'equivalente di uno scienziato che per di più ha salvato il mondo libero? Al massimo, Chiara Ferragni me la puoi paragonare a Rebecca Rossellini, la moglie di Lupin III. No, sul serio, nella quarta parte di Lupin III c'è realmente una ragazza italiana, regina del gossip,
ricchissima, un pochino frivola, che diventa la moglie del nostro ladro preferito. Datele un'occhiata perché merita e assomiglia realmente a Chiara Ferragni. Tra l'altro è anche un'ex modella e una regina dei social. Comunque, tornando alla realtà, Fabio Fazio lavora di fantasia, affermando che Chiara Ferragni è la più grande influencer italiana e di sempre. La realtà non è esattamente questa, per quanto vale il passato, sì, Chiara Ferragni è sicuramente stata fra le prime influencer, ma non è stata esattamente la prima. E per quanto riguarda il presente, naturalmente Chiara Ferragni non è né l'influencer numero uno sul pianeta, tanto per intenderci, Ronaldo, per esempio, conta oltre 400 milioni di follower, né l'influencer più importante d'Italia, posto che Khaby Lame, con i suoi 140 milioni di follower, a Chiara Ferragni mangia in testa non solo gli gnocchi, ma un intero pranzo con tanto di dolce, caffè e ammazzacaffè. Il punto di forza di Chiara Ferragni sarebbe semmai quello di essere anche un'imprenditrice, perché Khaby Lame, salvo errori di memoria o di ricerca da parte mia, non è mai stato in un consiglio di amministrazione, né ha mai avuto società tutte sue che fatturano 30 milioni di euro all'anno. Poi Fazio fa la solita domanda sulla beneficenza a Chiara Ferragni, ma non è meglio farla privata? E la risposta di Chiara è no, se la fai pubblica puoi creare un effetto valanga. Ed effettivamente Chiara Ferragni sotto la valanga c'è finita. Ma secondo lei è una cosa positiva, perché se lei fa beneficenza tutti gli altri la fanno. Il problema è per l'appunto sulla comunicazione. Perché effettivamente in alcuni casi Chiara Ferragni ha perfettamente rispettato gli accordi. Per esempio, aveva promesso di devolvere il suo cachet di Sanremo a un'associazione a favore delle donne contro la violenza, chiaramente maschile, perché noi maschi siamo brutti, cattivi, soprattutto puzzoni, e l'ha effettivamente fatto. Il problema è che in altre circostanze Chiara Ferragni è stata tutt'altro che trasparente. Vi ricordate per esempio la questione della bambola? Chiara Ferragni ha devoluto in beneficenza solo il ricavato delle bambole vendute online, non tutto il ricavato. Ebbene, se noi dovessimo guardare un suo annuncio oggi come questo. Per questa occasione ho visto che a tutti voi era piaciuta moltissimo la mia bambolina Trudy che avevamo fatto per il matrimonio. Ho creato una bambola limited edition Chiara Ferragni, il cui intero ricavato andrà a questa organizzazione no profit. La potete trovare su Weblon Sala da adesso qua, domani dal sito di Trudy e da altri rivenditori. Quindi spero che vi piaccia. Scopriamo che non ne parla. Noi acquistiamo una bambola, magari in uno dei suoi negozi o in una rivendita qualsiasi, siamo convinti di stare facendo beneficenza e invece no, stiamo finanziando Chiara Ferragni. E sinceramente è anche urtante il modo in cui Fazio pone la questione, cioè non è Chiara Ferragni ed il suo staff che hanno fatto un bippino tremendo e ci hanno messo anche un pochino del loro, perché se guardate i nostri vecchi video vedete chiaramente che nello scambio di mail la Balocco aveva detto chiaramente guardate che questa è pubblicità ingannevole. Mentre invece la società della Ferragni ha replicato: no, no, tranquilli, si fa esattamente come diciamo noi con questa comunicazione qui. Per cui è chiaro che la Ferragni e o il suo staff ci hanno messo del loro, ma per Fazio la colpa è nostra, abbiamo capito male, c'è stato un errore di comunicazione, siamo stati noi consumatori a fraintendere, e uso noi in senso estremamente largo, perché è chiaramente col bippo che io acquisto il pandoro della Ferragni. E inoltre, come vicepresidente di una fondazione, quindi di un ente senza fini di lucro, una cosuccia a Fazio e anche a Chiara la vorrei dire. Sì, è vero, Chiara ha fatto anche della beneficenza, ha portato dei fondi da fuori, però
Però con questa questione, quella del Pandoro, della bambola e tutto il resto, ha arrecato anche un grandissimo danno a chi per l'appunto con la beneficenza costruisce le sue attività. Perché adesso c'è tanta gente che dice: sì, avvocato, ti conosco, ti voglio bene, ma questa associazione non la supporto perché come faccio a essere sicuro che il denaro va effettivamente a finire in beneficenza? E non te lo intaschi tu o qualche altro intermediario. Perché adesso, con quello che è successo con il caso Ferragni, con il Pandoro Balocco, con la bambola Trudi, eccetera, 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 ora la gente non si fida più come prima nel fare beneficenza. E detto fra di noi, tutti, 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 tutti i torti, la gente non li ha. Poi, naturalmente, Chiara cerca di apparire umana perché spiega chiaramente che lei si è trovata nella posizione di raggiungere degli obiettivi molto più alti rispetto a quelli già leggerissimamente pretenziosi che si era fissata da bambina. Ci racconta poi come ha scoperto che da grandi responsabilità derivano grandissime ansie. Benvenuta nel mondo del lavoro. Chiara spiega che è stato tutto un fraintendimento e sinceramente io non capisco come sia possibile fraintendere delle comunicazioni fra imprese che ti dicono: ehi Chiara, guarda che qui le regole le stiamo quantomeno aggirando, però lei dice: è un fraintendimento, ero preoccupata che non si capisse la mia buona fede e allora ho fatto un video, quello famoso con il maglioncino grigio, quello che è. Io pensavo di essere truccata, di essere presentabile, poi mi hanno detto che ero un mezzo cesso, che non ero esattamente di bell'aspetto, mi hanno quasi confusa con l'avvocato Catania, un paio di persone, insomma, anche il look era da rivedere. Ma la parte migliore è quando dice: comunque, Fabio, io non lo faccio più, se si è creato un equivoco, non lo faccio più. Da 3 mesi che non faccio più operazioni di beneficenza. Ma per forza hai perso tutte le partnership, con chi dovresti farle queste operazioni? Mentre il resto dell'intervista verte sull'aspetto umano di Chiara Ferragni. Chiara cerca di spiegare a Fazio che in realtà lei è una persona, non un personaggio. Quindi nei suoi video è sempre lei, non c'è nessuna doppiezza, nessuna strategia. Ci tiene a sottolineare che la rottura, o perlomeno il momento di crisi con Fedez, è reale. A proposito, piccola curiosità, la prima volta che nomina il coniuge della Ferragni, Fazio si confonde e lo chiama Federica invece di Federico. Ma comunque il punto è che Chiara è una persona che vive anche online, allo stesso modo in cui anche Fedez vive online. Quindi, sotto il profilo professionale, pare apparentemente che siamo di fronte a due miracolati. No, non è una battuta, pensateci seriamente. Chiara Ferragni giura e stragiura che ha raggiunto il successo insieme al coniuge semplicemente essendo se stessa. Dietro il suo successo non c'è preparazione, non c'è studio, non c'è strategia, non c'è un programma. Non c'è da stupirsi che alla prima difficoltà l'intero castello sia crollato. In pratica, Chiara Ferragni è andata avanti d'istinto, facendo esattamente quello che si sentiva di fare. E questa naturalmente è una buona notizia, perché vuol dire che c'è speranza per tutti. Ma contemporaneamente è anche una lezione da imparare, perché quando raggiungi il successo anche gli standard diventano più elevati e tu devi diventare degno di quel successo. Devi capire come l'hai raggiunto e devi rimboccarti le maniche, nonché spremerti le meningi, per fare in modo che quel successo che hai raggiunto diventi stabile e non sia semplicemente effimero. Qui invece Chiara Ferragni ha continuato a fare degli errori e delle ingenuità. E attenzione, non sto parlando soltanto dei contratti e delle pubblicità, ma sto parlando per esempio anche del suo staff. Intendo dire, quando inizi ad avere successo, devi scegliere delle persone che hanno dei profili più che adeguati, perché
Perché ovviamente non puoi esserci tu non hai esperienza pregressa, devi prendere dei professionisti che hanno qualche anno in più di te o hanno qualche anno di esperienza in più di te. Mi risulta, per esempio, che uno dei direttori delle aziende di Chiara Ferragni sia un semplice giornalista. Poi, per carità, ognuno può studiare, può avere anche delle nozioni diverse rispetto al lavoro che sta facendo. Io ne sono un esempio perfetto, per esempio. Ma il concetto di fondo è che se tu prendi un giornalista che scrive per una rivista Vogue e lo metti ad amministrare una società, magari i risultati non sono equiparabili a quelli che potresti ottenere prendendo il direttore generale di un'altra società o un altro amministratore di società che fa quel lavoro da 5, 10, 20 anni. Esemplificativamente, come ormai tutti saprete, io sono stato vicepresidente di una RSA e di una fondazione, cioè di una fondazione che gestisce una casa di riposo. Quando abbiamo dovuto scegliere i collaboratori, non è che siamo andati a prendere un altro avvocato come direttore generale. Siamo andati a prendere un direttore generale che aveva un'esperienza così. Praticamente siamo andati a prendere quello che io ritengo fra i migliori. Un direttore generale che è più o meno mio coetaneo, credo abbia un paio di anni in più, che però ha passato metà della sua vita non solo nell'amministrazione pubblica, ma a dirigere case di riposo, farmacie e un reparto ospedaliero privato, tutto contemporaneamente. Sono andato a prendere, io insieme al resto del consiglio, naturalmente, una persona così. Non ho chiamato l'amico d'infanzia, per quanto l'amico d'infanzia potesse starmi simpatico. E poi, francamente, alcune volte non riesco a capire che cosa faccia esattamente il team di comunicazione della Ferragni. Apparentemente ci sono tantissime piccole e grandi cose che sfuggono ad ogni logica. Le cose grandi le abbiamo viste in una marea di video. Ma anche per le piccole, accidenti. Quanti di voi si ricordano come lo staff di comunicazione della Ferragni ha trattato male Trussardi, negando che Chiara avesse ogni qualsivoglia genere di rapporto con Trussardi? Ora, non pensate male, per rapporto intendo dire rapporto interpersonale, niente di che, o perlomeno niente di carnale. Ecco, la società della Ferragni, il reparto di comunicazione, ha detto: Ah, Trussardi, no, figurarsi, non lo conosce neanche, l'avrà visto una volta in 6 anni o qualcosa del genere. No, chiunque frequentava Blond Salad sa che la Maison Trussardi ha dato una grossa mano a Chiara Ferragni e che anche il rampollo della casa, per l'appunto Trussardi, adesso mi sfugge il nome di battesimo, ha sempre cercato di aiutare Chiara come influencer, l'ha aiutata a crescere, invitandola alle sfilate, fornendole probabilmente dei capi alla moda da recensire e via discorrendo. Quindi fare finta di non conoscersi e negare praticamente ogni contatto solo per evitare un po' di gossip, francamente è eccessivo, non è esattamente quel tipo di lavoro che ti aspetteresti da un professionista della comunicazione. Ecco, personalmente mi sarei regolato in modo completamente diverso. E, francamente, l'opinione pubblica e l'effetto che queste parole hanno avuto su Trussardi, che era anche un possibile partner d'affari, non lasciano adito a dubbi sul fatto che poteva essere gestita meglio la situazione. Quindi, in definitiva e riassumendo, tutta questa intervista non dice assolutamente nulla di nuovo rispetto a quanto sappiamo già. L'intera intervista sembra finalizzata a far nascere, crescere, sviluppare, recuperare un rapporto di empatia fra Chiara e i suoi follower. Al punto che malignamente un esperto potrebbe chiedersi se effettivamente la trasmissione a pagare l'ospite oppure l'ospite a pagare la trasmissione per mandare un certo messaggio promozionale. Ma l'obiettivo viene mancato più o meno platealmente per una serie di fattori semplicissimi. In primo luogo si cerca di dare una versione troppo contorta rispetto a fatti che l'opinione pubblica conosce già.
Quando Chiara Ferragni parla di errore, non è chiaramente credibile perché il suo non è stato un errore di comunicazione e neanche un errore in senso stretto. Purtroppo per noi, ma anche per lei, è stato qualcos'altro, è stata una scelta deliberata quella di impostare la comunicazione in quel modo e certamente il pubblico avrebbe apprezzato delle scuse formulate in maniera diversa e non solo di circostanza. Perché alla fine l'intervista è stata concepita in modo tale da far sentire in colpa gli spettatori, cioè siamo noi ad avere sbagliato a interpretare il messaggio pubblicitario di Chiara sui Pandori. E questa è una cosa inaccettabile, perché oltre a violare il patto di fiducia che ci lega, poi dai anche la colpa a noi per il crollo di questa fiducia. Ed è una cosa che assolutamente va evitata in ogni campo, non solo quello del marketing. E a ben guardare, neanche Chiara ha realmente fiducia verso i suoi follower. La prova, semplicissima, consiste nel fatto che i commenti di Chiara sono ancora ben chiusi a chiave, sigillati. Non è che chiunque può scrivere qualcosa sul suo profilo come avveniva un anno fa. Assolutamente no. Soltanto se sei suo amico e una persona di fiducia puoi esprimere la tua opinione, che normalmente coincide con dei complimenti alla sua persona. Se viceversa hai delle critiche o delle domande e non sei il suo amico, e al 99,99% dei casi non lo sarai, beh, non puoi commentare. Quindi, riassumendo, per quanto riguarda la storia di Chiara Ferragni, di Fedez, il gossip, questa intervista non aggiunge, non toglie assolutamente nulla a quello che già sappiamo da 2 mesi e mezzo. Sotto il profilo, invece, del caso di studio per marchettari, aspiranti o da divano, invece sì, questa intervista merita di essere analizzata. In parte per vedere quali sono le strategie di comunicazione che sono dietro un evento apparentemente fortuito o comunque mondano, e in parte per capire quali sono gli errori di comunicazione che dobbiamo evitare a tutti i costi quando abbiamo un'immagine pubblica da gestire. E voi che cosa ne pensate? Chiara Ferragni riuscirà a sollevarsi da questo limbo in cui si trova oppure no? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere il link al video su tutti i social che frequentate, anche quelli di Chiara Ferragni, e naturalmente lasciare un mi piace grande e grosso. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto. Ah sì, la minacciona finale, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e altamente improbabile, beh, potreste trovarvi come compagno di stanza Fedez. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.